Ma un ringraziamento particolare va soprattutto a chi siede sui banchi opposti di questo emiciclo. Innanzitutto al PD, che nella scelta di dare al proprio gruppo la libertà di coscienza su un tema così delicato, che riguarda la vicenda personale di un membro del Parlamento, ha fatto un passo avanti importante sulla strada del garantismo. Specie quei 19 senatori che, a voto palese, esprimendo a viso aperto un giudizio estraneo ad ogni logica di schieramento, hanno riaffermato il diritto del Senato di entrare nel merito della vicenda giudiziaria di un suo membro, per verificare se non è stata condizionata da un fumus persecutionis o da un pregiudizio politico. È stata una prova di coraggio di non poco conto, specie nell'Italia di oggi, che ridà respiro non solo alle istituzioni, ma alla politica intera. Ringrazio anche chi si è astenuto, esprimendo in questo modo i propri dubbi su una vicenda che, nella mente di molti, al di là del voto espresso, ha lasciato tante perplessità. O chi, non partecipando al voto, ha segnalato lo stesso tipo di riserve, in modo differente.